Il sistema di geocalizzazione degli impianti di videosorveglianza, nato con il Patto Provinciale per la Sicurezza Urbana, viene ampliato con un atto integrativo sottoscritto dal prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, e dalla procuratrice della Repubblica, Cristina Tedeschini. Insomma, ci sarà tanto da lavorare, però su una bella iniziativa che sta convincendo molto per l'importanza della finalità, che è quella di mappare tutti i sistemi di videosorveglianza della provincia per consentire delle indagini veloci, quindi la possibilità di acquisire, di sapere chi è il gestore di quell'impianto e quindi di acquisire nell'immediatezza tutte le immagini che dovessero essere utili. Il progetto denominato Sofia parte dalla geocalizzazione degli impianti su mappa viaria digitale e permette di risalire in tempo reale all'ubicazione e ai referenti tecnici di tutti gli impianti censiti, accelerando l'acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia. La procuratrice Tedeschini ha inteso aderire al documento condividendo le finalità e l'efficacia di un sistema che, grazie al supporto tecnologico offerto dall'amministrazione comunale di Pesaro, potrà supportare le attività degli organi di polizia. Trovo questa iniziativa molto bella, più si espande meglio è. La sicurezza pubblica e l'efficacia delle indagini sono un bene preziosissimo in questa nostra società che è in continua evoluzione, in cui abbiamo movimenti continui, no? Di soggetti, quindi è importante che la società sia aperta, ma anche che sia vigilata, controllata e che abbia degli strumenti investigativi efficaci. Avere le immagini di chi ha fatto una rapina è una meraviglia. Ecco, e perdersele perché si sono sovrascritte è una grande delusione. La Procura della Repubblica entra in questo progetto attivamente e passivamente, nel senso che mette a disposizione i suoi impianti di videosorveglianza e nomina i suoi referenti, in modo che al momento investigativo, che spesso arriva la notte, molto rapidamente si possa sapere subito a chi rivolgersi per gli immediati sviluppi. È una cosa molto importante, l'abbiamo proposta, l'abbiamo rappresentata al procuratore generale, perché questa è un'iniziativa di provincia, ma che secondo noi può essere di grande interesse per tutta la regione, e vediamo cosa accadrà di tutto questo.